Non vi sarete sorpresi se quando ho lasciato la palla è caduta. Forse vi sareste sorpresi se non fosse caduta. Ora sospetterete che sia tenuta da un filo. Ma non c'è filo. Il fatto è che voi credete fortemente nell'esistenza di una forza detta forza di gravità. Una forza che agisce su ogni oggetto che vi circonda. Cosa sappiamo di questa forza? Sappiamo che esiste e sappiamo come descriverla. Lo sappiamo pressappoco da 300 anni, essenzialmente per opera di Sir Isaac Newton. Newton propose una legge di gravitazione universale e di questa parleremo nel film. Newton la propose sulla base di quanto lui ed altri come Keplero e Galileo avevano osservato sul sistema solare. Ma non ho intenzione di parlarvi di questo per ora. Una delle sue caratteristiche più importanti è di essere universale, cioè dovrebbe essere applicabile ovunque nell'universo. Voi sapete che il nostro Sole è una stella e che ci sono altre stelle molto simili al Sole che possono avere un sistema planetario e che ci può essere una vita come da noi o molto simile su questi pianeti. Il dottor Hume ed io fingeremo di essere su di un pianeta, il pianeta X, che non sta affatto nel nostro sistema solare. E poi racconteremo a voi sulla Terra come abbiamo scoperto la legge di gravitazione sul nostro pianeta, pianeta X. A voi il micro, pianeta X. Grazie, Terra. Qui sul pianeta X, oggi sappiamo che il nostro sistema solare ha certe caratteristiche simili a quelle del vostro. Il nostro pianeta, la nostra Terra, ha un sole come il vostro. Ma non ci sono altri pianeti, né lune, nel nostro sistema. Di notte, noi vediamo le stelle girare attorno alla stella polare. E di giorno, noi vediamo il sole che gira intorno a noi. Ci è voluto un po' prima di capire che eravamo noi che giravamo. Avevamo un pianeta sferico, il quale ruotava una volta al giorno attorno al suo asse. Le stelle non si muovevano. Confermammo questa idea facendo oscillare un pendolo al polo nord. Ma su questo sapete tutto. C'erano però indizi di un altro moto. Il Sole cambiava gradualmente posizione rispetto alle stelle. Nel periodo di un anno il Sole percorreva un cerchio fino a tornare dove era partito. Il Sole girava intorno a noi in un cerchio, o così pensavano molti, finché qualcuno fece osservare che non era possibile dire, osservando il moto del Sole rispetto alle stelle, se si muoveva il Sole o ci muovevamo noi o ci muovevamo entrambi. Qui vedete il Sole che si sta muovendo sullo sfondo fisso delle stelle. Ma il Sole è fermo al centro della piattaforma e noi lo stiamo guardando dalla Terra, dalla nostra, che gli sta girando intorno. Che cosa si vedrebbe se fosse il Sole a girare intorno a noi? Adesso sposterò la nostra Terra al centro di questa piattaforma e il Sole sul bordo. Ora guardiamo il moto del Sole. Sembra lo stesso di prima. Tutti i moti sono relativi, per cui se vogliamo solo descrivere il moto, non importa se crediamo in un sistema eliocentrico o in un sistema geocentrico. È quando proviamo a spiegare il moto in termini di forze che c'è differenza. Anche sul pianeta X abbiamo i dischi a basso attrito. Voglio parlarvi della dinamica del nostro sistema solare e visto che ci sono solo due corpi nel nostro sistema solare, questi due dischi mi serviranno a parlarvene. Questo disco vede che quest'altro gli gira intorno su un cerchio e anche questo vede l'altro girargli intorno su un cerchio. Ora vi farò vedere lo stesso moto direttamente dal di sopra. Vedete dal vostro punto di vista esterno che entrambi i dischi si muovono su un cerchio. Ora riproverò con due dischi di massa diversa. Questo qui ha una base più spessa e perciò una massa maggiore. Anche stavolta ciascun disco vede l'altro che gli si muove intorno su un cerchio. Ma voi, dal vostro punto di vista esterno,
vedete che il disco di massa maggiore si muove su un cerchio più piccolo. Questa idea del punto di vista è molto importante. Noi vediamo sempre le cose da un particolare sistema di riferimento. Noi stiamo guardando questo sistema da un sistema di riferimento in cui le leggi della dinamica sono valide, da un sistema di riferimento inerziale. Un sistema di riferimento fissato a uno di questi dischi non sarebbe un riferimento inerziale, dato che ciascun disco ha un'accelerazione rispetto al nostro sistema inerziale. Ma c'è un punto del sistema che non ha accelerazione rispetto al nostro, il punto attorno al quale i dischi stanno ruotando. Un riferimento fisso in questo punto sarebbe un riferimento inerziale. Prendiamo un rapporto fra le masse ancora maggiore. Ora questo disco gira su di un cerchio piccolissimo. Il centro di rotazione di questo sistema è vicinissimo al centro del disco grande. Perciò un sistema di riferimento che è attaccato al disco maggiore è quasi un sistema di riferimento inerziale. E più questo disco è pesante, tanto più il riferimento si approssima ad uno inerziale. Ora capite cosa intendiamo quando diciamo che da un punto di vista dinamico ha significato considerare un oggetto come fisso e l'altro in rotazione attorno al primo. Ma parliamo di nuovo della nostra Terra e del nostro Sole. Noi sul pianeta X volevamo vedere se le nostre leggi della dinamica erano valide ovunque nell'universo, ma è chiaro che si doveva trovare un sistema di riferimento inerziale nel quale applicarle. Il migliore cui potevamo pensare era quello fisso alle stelle. Dal punto di vista di un riferimento fisso alle stelle, chi è che si muove, la nostra Terra o il nostro Sole? Bene, se sappiamo che il Sole ha maggiore massa, allora sappiamo che è lui che sta quasi fermo. Così, con la Terra che gli gira attorno. Anche la Terra, d'altronde, potrebbe stare quasi ferma, a condizione che avesse la massa per farlo. Però, finché non abbiamo scoperto la legge di gravitazione, non avevamo alcun modo di sapere chi ha massa maggiore, la Terra o il Sole. Ancora una cosa. Tutto quello che ho detto per i due dischi vale per la Terra e il Sole solo se c'è una forza fra Terra e Sole che agisce come la cordicella. Ci deve essere una forza attrattiva tra i due e nessuna altra forza. Se ci sono delle forze che agiscono dall'esterno sul sistema, allora può succedere di tutto. Il dottor Ivy vi ha spiegato che noi non potevamo capire il nostro sistema solare prima di aver potuto capire la gravità. Perciò mi riporterò all'inizio della storia. Tutto quel che cade sul pianeta X cade con la stessa accelerazione. C'è una forza misteriosa che attrae tutti gli oggetti in direzione del centro della nostra Terra. Abbiamo inventato il termine gravità per questa forza, ma è chiaro che questo non l'ha resa meno misteriosa. Pensavamo che la gravità si potesse estendere nello spazio, addirittura fino al Sole, e forse esso pure era un oggetto che cadeva. Arrivammo fino a determinare l'accelerazione del Sole rispetto alla Terra, e venne molto diversa dall'accelerazione degli oggetti alla superficie della Terra. Non c'erano rimasti altri oggetti nello spazio su cui fare misure e perciò l'idea cadde. Ci disinteressammo della gravità sin quando di recente è divenuto di moda pensare ai viaggi nello spazio. E allora fu chiaro che dovevamo esplorare lo spazio attorno il pianeta per vedere se c'erano dei cambiamenti nella gravità con l'allontanarsi dalla superficie. Noi sappiamo che alla superficie l'accelerazione dovuta alla gravità era sempre diretta verso il centro.